Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Trading online e batteria. Allora, sicuramente avete letto il titolo e avete detto: cos'è? So benissimo che le due cose non c'entrano nulla una con l'altra. Una è la batteria, l'altra è il trading online, che in realtà, per chi non lo sapesse, è il fatto di guadagnare andando a comprare e vendere in base ai mercati finanziari, alle borse, eccetera, eccetera, eccetera. Ma perché ho voluto mettervi a confronto queste due cose? Per spiegarvi una cosa molto semplice che adesso andremo a vedere. Tanto questo video non durerà molto, anche se lo dico sempre, poi però vabbè. Comunque, non voglio spiegarvi niente di questo trading online perché io non so niente, ma il fatto è che è una cosa che adesso va un po' di moda, tra virgolette. Quante volte vi sarà capitato di vedere dei video, di vedere degli annunci che vi appaiono così su internet, oppure un sacco di persone che vi chiamano dicendo: guarda che voglio farti guadagnare, guarda che adesso ti spiegherò il segreto pazzesco per diventare milionari. Allora, momento. La questione è che noi magari incominciamo a fare anche questo trading online, ma dopo un po', che cosa succede? Dopo un po', questi qui ci spillano dei soldi. E quei soldi però non li vediamo più. E proprio per questo voglio collegarmi alla batteria, perché ovviamente la batteria è un settore molto molto più piccolo, però nel suo ci sono anche di queste cose qua. Quindi in questo video voglio dire: state attenti, perché chi vi promette che riuscirete a suonare la batteria e a diventare dei super batteristi in pochissimo tempo, in un mese diventerai, che cavolo ne so, non funziona così, non ci sono segreti. Se vuoi guadagnare i soldi non basta che ti affidi a uno o compri un corso di quel tipo lì perché così diventerai milionario. Non funziona così. Devi studiare tanti, tanti, tanti anni. Capire come funziona, cosa devi fare, quando devi investire. Ci vuole una certa tecnica, una certa strategia. Nella batteria praticamente è la stessa cosa. Ci sono un sacco di corsi che ti dicono: ti spiego il segreto pazzesco per avere la tecnica come quel batterista in un mese. Non è possibile, non è possibile. Il corso giusto ti dice: ti insegno il modo giusto di studiare la tecnica, ti dico gli errori che devi evitare e poi sta a te di lì in avanti dire: ok, me lo studio il più possibile, così cerco di avere risultati il prima possibile. Ma non è che in 2 mesi arriverò ad essere Minneman come tecnica. Quindi state attenti, ragazzi. Questo è, appunto, come vi dico, un video solo per dirvi questa cosa qua. Ma perché voglio dirvela? Perché dei vostri soldi no. Fa niente, cioè fate quello che volete dei soldi. Ma il fatto è che soprattutto chi comincia da poco deve stare attento più del trading online. Qui rischiamo di rimetterci proprio come salute, perché nel momento in cui andiamo a prendere un corso che ci promette chissà cosa e ci dice: se voi studiate 10 ore al giorno per un mese sarete a posto con la tecnica e magari suoniamo la batteria da una settimana, ci facciamo del male e rischiamo di non poter più suonare per un bel po' di tempo. Pensate bene prima di fare un certo tipo di percorso. Se avete un insegnante, chiedete a quell'insegnante. In realtà adesso sembra che tutti i corsi siano la cosa più sbagliata del mondo. Non è così assolutamente. I corsi sono una figata e spero di poterne fare anch'io in futuro. Anzi, se siete propensi a un mio corso, scrivetemelo qui sotto nei commenti, così facciamo anche un po' di pubblicità. Vabbè. Di corsi ce ne sono tanti e ce ne sono tanti fighissimi, però il fatto è che il corso ci aiuta a capire come studiare una certa cosa, ma non è una scorciatoia. Dici: prendo il corso così almeno imparo in fretta. No, prendo il corso così imparo quello che devo studiare e poi mi metto lì e lo studio. Può darmi alcuni trucchi per capire, può dire: guarda che per accordare la batteria in quel modo lì, se magari usi questo strumento qua ti può servire, cioè in questo senso qua, dei trucchi del genere. Quindi raga, perché ho fatto questo video dove in realtà non è che vi dicessi grandi cose, però l'altro giorno su internet ho visto un po' di cose che ovviamente non vi dirò cosa sono, ma mi hanno fatto un po' arrabbiare e quindi ho detto: cacchio, la gente deve stare attenta, soprattutto chi ha cominciato da poco a suonare, perché ovviamente alcune cose ancora non si sanno. Se io cominciassi oggi a suonare la batteria e domani uno mi dice: guarda che se usi questa roba qua, te lo assicuro, funziona, tra un mese tu hai la tecnica pazzesca, hai una coordinazione perfetta. Io ci credo, e per forza, perché se uno che ne sa più di me mi consiglia una certa cosa, io ci credo. Quindi basta, io la finisco qua. Spero che questo video sia stato utile per qualcuno, per qualcosa, per... comunque, tranquilli. Cose fighe su internet ce ne sono veramente tante, quindi dovete solo sbattervi un po' o capire di chi potete fidarvi veramente. E non sto dicendo che potete fidarvi veramente solo di me, perché su internet, su YouTube soprattutto, di gente che fa roba figa, di gente che dice cose giuste, che insegna nel modo giusto, ce n'è veramente tanta. Ecco, una cosa importante è che tante volte per avere i corsi fighi, quelli che servono veramente, bisogna spendere un po' di più, raga. Lo so, però tante volte l'investimento ne vale la pena, ve lo assicuro. Ah, ecco, tra l'altro, infatti, se c'è qualche chitarrista, il 6 maggio, mi sembra il 6 maggio, uscirà il corso di GasTube, quello, la parte chitarra. Sarà un corso fighissimo, anche perché io l'ho già visto, è una figata, più che altro, c'ha 7 ore di video,
c'è un botto di roba, e quindi se c'è qualche chitarrista andate a vedere, perché secondo me è una figata. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, così andate a darci un'occhiata. Direi che ho detto tutto, quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!